Questo progetto abbiamo scelto noi, siamo per fortuna, insomma, abbiamo tanti cittadini che con il loro lavoro quotidiano fanno tante cose belle anche in giro per il mondo e molto spesso hanno proprio la voglia e il desiderio di portare ciò che fanno sul territorio perché dal territorio comunque si sentono ascoltati. Il progetto fondamentalmente è diviso in tre parti, una parte laboratoriale per lavorare con i genitori, non solo con i ragazzi sul tema dell'inclusione sociale, perché chiaramente i ragazzi nelle classi vivono in maniera spontanea il fatto di stare insieme all'altro, all'altro da sé, molto spesso i genitori no, di conseguenza l'idea è metterli assieme e questo laboratorio lo facciamo grazie all'associazione AIAT. Grazie all'associazione Yabasta ci sono dei laboratori di fumetto e di fotografia per immaginarsi all'altro da sé. E poi la terza parte, che è la parte più importante, c'è stato un laboratorio con Renato Giuliano, che è regista del film, e Mario Mucciarelli, che ne ha scritto la sceneggiatura assieme a Renato, e l'idea era quella di fare prima un corso di sceneggiatura affinché i ragazzi del territorio potessero imparare le tecniche per sceneggiare un film, ma anche contribuissero appunto a creare la storia del film La guerra a Cuba. E vedere adesso realizzato in un vero e proprio lungometraggio il frutto del loro lavoro credo che sia qualcosa di molto soddisfacente per loro, ma anche per un territorio come il nostro che cerca comunque sempre di portare avanti progetti che favoriscano e incentivino l'integrazione, l'inclusione sociale e la commistione tra culture diverse. Come nasce l'idea di questo film? Per un'ossessione, un'ossessione mia e forse del CEFA Onlus, un ONG di Bologna che per fortuna da anni sta credendo molto nel provare a raccontare i temi sociali, la cooperazione, eccetera, in maniera vagamente diversa. Ormai fa un po' una frase che si dice spesso, noi raccontiamo le cose in maniera diversa. Non è uno slogan, però è anche una realtà. Io con CEFA ormai sono una decina d'anni che collaboro, ho fatto diversi lavori documentari, prima all'estero, poi insieme a Margherita Ferri, che ho citato prima, Davide Labante, qualche anno fa abbiamo girato una webserie, Status, che ha vinto Milano Film Festival, ha vinto premi all'estero, a San Francisco, eccetera, che parlava proprio dei racconti dei volontari del CEFA, in chiave di fiction, in chiave scorretta, in chiave completamente non lineare, e questa modalità insomma stava funzionando. Quindi con CEFA ci siamo trovati a parlare di un progetto da realizzare qui in Emilia Romagna, perché appunto soprattutto nella zona tra Valsamoggia, tra Bologna e Modena, e c'è una grande comunità di migranti. Portiamo il cinema ai migranti, facciamogli fare del cinema, vediamo cosa hanno da raccontare loro. This movie is important. It's talking about us and it's talking about me. It is my life as an immigrant. Io il corso l'ho tenuto io e avevo quattro ragazzi richiedenti asilo politico, quindi con una situazione drammatica alle spalle, che erano arrivati qui in maniere improbabili e venivano da scenari insomma di problemi seri, di guerra, di fuga vera e propria da casa, e abbiamo scritto un film che parlava sì di integrazione, ma poi ecco l'ossessione di cui ho parlato all'inizio sono le fake news. Voi fate giornalismo, facciamo tutti, lavoriamo con la comunicazione ed è una responsabilità incredibile. Noi abbiamo veramente tra le mani letteralmente il destino delle persone, perché come vengono raccontate le cose oggi, soprattutto su certi temi sensibili, chiamiamoli così, è veramente un attimo. Ok, dare e trasformare il nostro audience, la gente che ci legge, la gente che ci guarda, la gente che ci vede, trasformare l'opinione pubblica è un attimo. Quindi la mia ossessione è questa: le fake news, come la manipolazione delle informazioni può influire su una società, su una piccola comunità in questo caso, che per me era la Valsamoggia, e questo film parla proprio di questa relazione. Perché lì fuori divaga l'odio, il casino, la violenza. Il percorso è complicato per forza e comunque, quindi per niente facile. Quello che ho trovato in Emilia Romagna, però sì, c'è del sostegno, ripeto, la Cineteca è stata formidabile. Anche la sfida di Emilia Romagna Creativa, la nuova Film Commission che si è ricostituita, la Film Commission Bologna, che non è quella regionale, ma è stata di un operativo incredibile. Mi hanno aiutato letteralmente a lavorare, mi hanno proprio chiamato e permesso di fare tantissime esperienze. Ripeto, Ermanno Olmi che mi chiama, andare a fare Terra Madre al Polo Nord, per me è stato un decollo, e quindi c'è un fermento che io a Roma non ho trovato. A Bologna
ripeto, la spinta di Ipotesi Cinema, ma in un attimo ero in mezzo ai cineasti di Bologna. È una regione, una città quantomeno che è predisposta, che ha voglia di fare. Io lo vedo nelle cose più piccole, da richiedere un'autorizzazione istituzionale o semplicemente andare in un locale a chiedere posso girare questa cosa, ma certo, va là, con molta tranquillità. Ti iscrivi, vai, frequenta, c'hai i 100 autori, adesso anche qui stanno, c'è un distaccamento dei 100 autori qua a Bologna, ci sono altre realtà in Italia simili. Però Bologna mi è stato più facile, ripeto, venivo dal niente, non conoscevo nessuno e qualcosa l'ho fatta. Bologna il cinema si fa, si è sempre fatto, poi magari lo chiamiamo cinema indipendente, però cinema indipendente non deve essere una minusvalenza, non deve screditare. Il cinema indipendente è la forza che dal basso fa cinema e vuole raccontare una storia. C'è una gran volontà di fare cinema o documentario, il videoclip. Bologna è una città con una storia... Non da poco, sono molto orgoglioso di stare a Bologna e fare questo mestiere qua.